Buonasera, benvenuti a Unica Calcio Club, il nostro nuovo spazio di dibattito e approfondimento dedicato ai temi calcistici del fine settimana. Parleremo delle squadre del territorio, dunque Lecco, ma anche Monza, Sondrio e non solo. Sono venuti a trovarci qui nel nostro club questa sera il DG della Calcio Lecco, Angelo Maiolo. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. E Davide Tagliabue, conduttore di Lecco FM. Ciao. Buonasera Davide. Mario, buonasera direttore. Buonasera. Dunque, un roboante 4-1 per il Lecco nella prima partita casalinga di campionato contro il Legnago. Direttore, ritorna l'entusiasmo dopo quella prima sconfitta un po' immeritata a Vercelli? Sì, direi di sì. Sono tutti felici, è giusto così. Però vorrei dire che non abbiamo fatto ancora niente, cioè, stiamo parlando della seconda partita di campionato, la prestazione ottima, la squadra ha reagito bene, mi dispiace per il punto che abbiamo lasciato a Vercelli perché il rigore insomma era un po' dubbio, comunque sia, però sabato abbiamo fatto una bellissima partita, quindi è giusto che la gente è contenta. Davide, dopo una prima mezz'ora, diciamo così, di ambientamento in cui il Lecco ha subito un pochino, soprattutto le palle alte, e poi c'è stata questa serie di tre gol in un quarto d'ora che ha lanciato il Lecco, una bella prestazione. Masini, Tordini, questi tre gol che hanno un po' steso i veronesi, che pure avevano affrontato una buona prima mezz'ora, come hai detto, tanti calci d'angolo, ma anche punizioni, dalla tre quarti su cui erano stati pericolosi. Ricordo anche una girata, grosso modo, al ventesimo che ci aveva fatto venire qualche brivido giù per la schiena. Poi Lecco è uscito, ed è uscito con un gioco offensivo che in questa stagione non avevamo ancora visto. Tanti i nomi che ci siamo appuntati con questo esordio dal primo minuto di Tordini, che quest'anno può veramente essere l'arma in più per quello che ha fatto vedere ieri. Ecco, direttore, ti dico, me lo hanno chiesto tra primo e secondo tempo i tifosi lì in tribuna, e ce lo siamo chiesti tutti, da dove l'avete tirato fuori questo Mattia Tordini? Ma diciamo che il merito è del nostro direttore sportivo Fracchiolla. Perché dico questo? Perché lui me ne parlava abbastanza, ma io per primo gli ho detto che non sapevo neanche chi fosse, onestamente mi scuso con Tordini, però era un nome a noi sconosciuto, conoscevamo benissimo il Novara, però lui insisteva, alla fine il presidente dice va bene, se tu lo vedi così forte prendiamolo. Devo dire che ha avuto intuito, è stato bravissimo Fracchiolla e diremo grazie a Fracchiolla. Non solo Tordini, però, ci sono stati altri protagonisti di questa partita. Masini, lo abbiamo detto, resta una garanzia, l'abbiamo già visto lo scorso anno. Ma ha sorpreso in primis Mastroianni, che lo scorso anno è stato spesso criticato e non ha fatto, possiamo dire, una grande stagione. Mister Zironelli, un po' a sorpresa, gli ha dato fiducia e ha fatto una buona partita. Davide, cosa ne pensi? Ma penso che sia un giocatore ritrovabile, Mastroianni. In questa partita io gli ho visto fare cose che l'anno scorso non aveva fatto, tanto lavoro sporco, il secondo gol di Tordini, c'è tanto di Mastroianni lì dentro, tanto che io hanno il 32 e il 23, io pensavo che fosse andato lui poi a finalizzare e nella mia testa avevo pensato se lo merita, perché comunque è un ragazzo che si è sempre messo a disposizione, da quanto sappiamo è un grande professionista adatto per la categoria, che però l'anno scorso magari non ha trovato la fiducia di cui aveva bisogno. Adesso può nascere una staffetta in attacco, perché è entrato Ganz negli ultimi minuti, può esserci anche un tandem, questo lo vedremo a stagione in corsa, ma sicuramente aver ritrovato, almeno per ora, Mastroianni è una grande notizia. Direttore, sei contento di questa prestazione di Ferdinando? Ma Ferdinando io lo vedo tutti i giorni, quindi lo vedo impegnato, lo vedo tranquillo, ma ha ragione Davide, l'anno scorso non so se non godeva della fiducia della società, del mister, comunque si è trovato un pochettino in panne, poi lui è un ragazzo un po' così, cioè appena viene contestato si deprime e non reagisce, quindi ha bisogno che la gente gli stia un po' vicino, parlo di noi, io sono il primo che continuo a consigliarlo, ad accettare le critiche, perché chi gioca a calcio è normale che ci sono le domeniche dove ci sono gli applausi, c'è la domenica dove ti fischiano,
lui un pochettino risente più di tutti, però ragazzi, sabato credo che Nando ha sciorinato un partitone, anche se all'inizio qualche fischio era arrivato, però credo che Ferdinando quest'anno ci darà delle belle soddisfazioni, perché io lo vedo in allenamento e sta facendo bene. E ha preso tanti applausi alla sua uscita dal campo. Applausi che merita anche mister Zironelli, che ha schierato una formazione coraggiosa, un bel 3-4-3 appunto con Mastroianni e Tordini dal primo minuto. La società è contenta di Zironelli fino adesso? Ma io direi proprio di sì, anche il presidente, che non è facile che lui sia contento, devo dire che anche il presidente è contentissimo. Ma Zironelli purtroppo bisogna conoscerlo come lo conosco io tutti i giorni, perché fuori dal campo Zironelli è un gran signore, ti sorprende la sua gentilezza, e quindi uno pensa che al campo... Signori, al campo io lo definirei un mostro, perché è una roba impressionante, a parte le sue urla, ma è una roba tatticamente, non lascia nulla al caso, e quindi tanto merito. E poi la formazione di sabato, io per primo, Fracchiolla, ma tutti noi ci dicevamo dietro di lui, ma che formazione, come mai? Petrovic, no, devo dire bravo. L'unica parola che posso dirgli è stato veramente bravo. Davide, che voto diamo alla prima partita di Zironelli? La prima partita in casa di Zironelli, beh, è promosso a pieni voti ovviamente, perché ha azzeccato una formazione che in pochi si aspettavano. Lui li ha visti allenarsi, noi un po' meno, ha azzeccato la formazione e ha premiato chi ha lavorato meglio in settimana. Questo significa molto, anche perché vai a dare la possibilità ogni tanto magari dai calciatori che potrebbero non essere sulla carta dei titolari, e poi ha rinnovato la fiducia per esempio a un Luca Giudici, che ha fatto carte false per restare a Lecco, che se lo merita, visto il ragazzo e vista anche la prestazione delle ultime partite, e di conseguenza Zironelli ci ha sorpreso, in una parola pragmatico per ora. E dopo torneremo a parlare di Giudici, intanto sentiamo proprio il mister Zironelli. L'acti Graia non c'erano forzatamente, quindi era giusto cambiare, e ho valutato di far giocare i giocatori che in settimana ho visto meglio, da Nando a Tordini agli altri, insomma, stavano bene, ero abbastanza sereno, però non pensavo così bene, perché da continuare a giocare laterale, a avere queste verticalizzazioni qua, mi ha fatto piacere, perché ci abbiamo lavorato e insomma avete visto che siamo andati sempre là spesso, è stato bello, però dobbiamo avere un profilo basso, perché sulle palle alte, nei corner, non l'abbiamo mai presa, e bisogna mettere a posto delle cose, e siamo stati belli e compatti comunque, e nonostante il Legnago è una squadra che ha delle qualità, e comunque l'ha fatto vedere sullo 0-0, perché ha sfiorato due o tre volte la traversa, soprattutto sui calci d'angolo è stato pericolosissimo, e lì dobbiamo migliorare sulla concentrazione quando c'è la palla ferma. Nel momento in cui muoviamo la palla noi siamo molto concentrati e sappiamo cosa fare, i ragazzi l'hanno fatto vedere e non abbiamo rischiato praticamente niente a livello di azioni. Quando la palla si ferma dobbiamo essere svegli, però poi bene tutti, nel senso generale, anche chi è entrato eccetera, ha cercato di dare minutaggio un po' ai nuovi, anche se magari meritava un po' qualche minuto anche qualche giovane, però la partita non era proprio bella chiusa, dopo alla fine ci siamo un po' rilassati, però Legnago ha mollato poco. Non abbiamo fatto niente perché è la prima vittoria, però dobbiamo lavorare su determinate cose che non mi sono piaciute, però a livello di atteggiamento ho visto un cambiamento, una compattezza, e poi in un momento in cui riuscivamo a ripartire siamo veramente ripartiti con tanta gamba, e questo mi fa ben sperare, perché sta uscendo fuori il lavoro. Di solito, come dico sempre, le mie squadre devo tenere duro a settembre, perché proprio è dai mesi da ottobre, novembre che poi partiamo.
Rosario, c'era anche il patron di Nunno, direttore, tu ci hai parlato dopo la partita, era contento di questa vittoria? Sì, direi di sì, noi lo conosciamo, lo conoscono tutti ormai all'Ecco, lui quando vince si esalta, quando perde si deprime, però direi che è stato contento, ma soprattutto da quello che ha fatto la squadra, il gioco, a lui piace molto vedere giocare, quindi direi che è stato contento, dai, era felice. Solo di una cosa non era felice: la presenza del pubblico allo stadio, troppi pochi tifosi secondo lui per ora allo stadio. Noi lo abbiamo sentito poco prima dell'inizio della partita. Il bilancio di questa è stata una bella campagna acquisti nonostante tutte le difficoltà. Io sono un tipo che voglio sempre vincere, piuttosto non mangio, però quando voglio arrivare a uno scopo sono sempre arrivato, perché sono sempre arrivato a quello che io dico di arrivare e vorrei arrivare a questo. Se manca ancora qualche cosa ci si fa, però ragazzi, mi dispiace dei tifosi, io voglio più gente allo stadio, più gente, più la gente, io mi sto dissanguando, ma non fa niente, però loro devono venire, devono gridare. Qui gridano solo i bambini di 2 anni dove andiamo a mangiare Forza Lecco e basta, poi il resto non esiste, ma non è possibile una cosa del genere. Cosa si aspetta da questo Lecco in questa stagione? Di arrivare nei primi 3 posti. Se non arriviamo ci scanniamo o scanno tutti. Signori, però non è che si può dire prima dove arriviamo e dove non arriviamo. Il mister è un grande mister, però ci vogliono i giocatori che devono mettere la testa. Se vogliono far fuori il mister ci vuole 10 minuti, 2 o 3 partite, giocano male e se ne va via il campionato. Più di quello non si può fare. Sono stati, diciamo, 3 grandi colpi. Ganz, Morosini e il rinnovo di Iocolano. Il sacrificio più costoso è stato Iocolano, perché tutti i tifosi l'avrebbero voluti e io l'ho dovuto fare, però gli altri, ci sono stati degli affari che sono stati fatti giusti, un po' con la forza del Monza che ci ha dato una mano, l'altro con la forza dell'Ascoli che ci ha dato una grande mano. Abbiamo preso i 2 giocatori. Io con Morosini, Ganz e Iocolano facciamo un attacco della Madonna. Vediamo che sia vero. È quello che oggi io ho parlato anche con Iocolano. Sono stato 10 minuti da solo a parlare con lui, che lui deve, già che lui conosce anche qua, di dare una mano più al giocatore a dire di muoversi. Più di quello non posso dire. Insomma, il patron lo conosciamo, non è mai particolarmente diplomatico, certo, obiettivo, primi 3 posti, è ambizioso, direttore. Sì, lui quando vince poi si esalta, però io vorrei che tutti capiscono che intanto è la seconda partita di campionato, quindi non è che abbiamo fatto nulla. Sì, è vero, la squadra c'è, ci crediamo, pensiamo che sia anche forte, può giocare contro tutti. Però aspettiamo un po' le altre partite e poi vedremo dove possiamo arrivare, dai. Parlavamo prima, Davide, di Giudici, che è stato protagonista di un'ottima partita, anche segnato nei minuti di recupero. Un altro calciatore che, se recuperato al 100% anche mentalmente, può essere un'arma importantissima per questo Lecco. Può esserlo assolutamente, anche nelle sue parole di ieri abbiamo visto tanta determinazione, abbiamo visto un ragazzo che si impegna e un calciatore capace, perché queste due cose devono andare di pari passo. Ha avuto anche la lucidità di portare avanti uno scatto ormai oltre il 90esimo su un bell'assist di Ganz per andare a segnare il 4-1, segno anche che ha fame, e questo gol lo premia la squadra. Però sicuramente dopo quello che ha passato l'anno scorso, io sono felice che lui sia tornato a disposizione sia mentalmente che fisicamente, che da un punto di vista tecnico. Ricordiamo qualche critica l'anno scorso, poi è stato mandato in prestito, ora il ritorno, il gol, sentiamo dunque le sue emozioni dopo il match. Sono contento perché la mia volontà era quella di rimanere qui e...
e l'ho detto subito alla società, al mister. Quindi sono contento, ce la sto mettendo tutta io per impegnarmi in allenamento, per dare il massimo nelle partite, per fare quello che so fare e magari imparare un po' dagli errori passati, ad esempio l'anno scorso, e cercare quest'anno di fare qualcosa in più. Non nascondo che anche l'anno scorso la mia volontà era quella di rimanere qui, però ho capito che avevo un po', diciamo, deluso le attese, forse qualche prestazione per colpa mia, sicuramente anche, è stata al di sotto di quello che tutti si aspettavano. Sono andato via, un'esperienza comunque poi mi è servita, ma appunto, come ho detto, sono tornato con la voglia di rimanere. Senza poi pensare a quello che è stato, mettendocela tutta e cercando di aiutare la squadra e di essere utile. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni, ma anche l'anno scorso, quando sono andato via con loro, mi sono sempre trovato bene alla grande. Anche questo è uno dei motivi per cui è prevalsa la mia voglia di rimanere. Moleri è uno, come ha detto lui, uno dei pochi poi veri amici che si incontrano nel calcio. Con lui ho parlato a lungo di questa sua situazione. Sono, diciamo, mortificato per la scelta che ha dovuto prendere, però d'altra parte sono anche contento per lui perché adesso lo vedo sereno, si è liberato secondo me un po' di un peso per quell'infortunio. Comunque ci sentiamo praticamente quasi tutti i giorni con lui, quindi rimarrà sicuramente un grande amico. E Moleri, dunque, ha parlato Luca Giudici di questo suo grande amico, nonché ex, ormai dobbiamo dirlo, giocatore della Lecco che si è ritirato, ha preso questa difficile scelta a causa di un infortunio che lo tormentava da un po'. Direttore, è un peccato, un vero peccato. Sì, direi di sì. Io sono rimasto malissimo perché in Marco ho sempre creduto, ma non da ieri, ma già anni che con noi è un guerriero del genere. Vederlo abbassare, come si può dire, del metto ti fa male. D'altronde soffriva troppo, cominciava ad essere un po' depresso, non riusciva a giocare, aveva male a sto benedetto ginocchio. È doloroso, però devo dire che ultimamente ho visto Marco più tranquillo, più contento, quindi la pressione non c'è più e gli auguro veramente di essere felice nel nuovo lavoro. Se la regia ci assiste, guardiamo un attimo la classifica aggiornata del girone A di Serie C, che vede in testa il Padova e la Pro Vercelli. Ora, vedere quella Pro Vercelli a 6, so che al direttore fa un po' male, però il Padova è una delle squadre che invece è data per favorita. Cosa ne pensi? Sì, direi di sì, la squadra del Padova hanno fatto bene, hanno comprato dei giocatori fortissimi, quindi penso che il Padova quest'anno meriti la Serie B. Poi abbiamo visto l'anno scorso, per un rigore non ha preso la B. La Pro Vercelli, insomma, mi dispiace un po' perché forse quei 3 punti lì in più non so se li meritavano, perché penso che abbiano giocato un po' alla pari, però vabbè, rigore alla fine ci ha condannato, insomma. Dai, tante incognite perché si sono mescolati i gironi quest'anno, quindi tante squadre che non abbiamo ancora visto giocare, quantomeno contro il Lecco. Ma questo senz'altro. Lecco l'anno scorso ha dimostrato per una lunga parte della stagione di potersela giocare veramente con tutti. Il 3-1 alla Pro Vercelli, sul finale di stagione, l'ultimo squillo, diciamo, forse della scorsa stagione, è uno degli esempi. Il Lecco per una parte della stagione sembrava potesse arrivare tra le prime tre l'anno scorso, non dimentichiamocelo. Quest'anno siamo chiamati a una prova anche un po' diversa, cioè a capire meglio chi ci troviamo davanti. Anche noi li conosciamo meno alcune squadre, poi ci sono altre formazioni come Pro Sesto, Pro Patria, con
le quali il Lecco ha perso punti l'anno scorso, che possono essere le mine vaganti. C'è Renate, che l'anno scorso, ricordiamo bene, che prima parte di stagione e che stagione in generale ha fatto. Di conseguenza è un girone veramente competitivo e per capire dove si collocherà il Lecco bisogna aspettare ancora un attimo. Certo è che se l'anno scorso ce la siamo giocata anche ad altissimi livelli, direttore, quest'anno pure. Speriamo di poterlo fare perlomeno. Certo. Ecco. E magari proprio l'equilibrio può favorire il Lecco. E non abbiamo parlato del grande colpo di Ganz, che ha fatto il suo esordio. Non so come l'avete visto voi, mi ho visto proprio gli occhi della tigre in questo giocatore, è entrato anche per pochi minuti, magari non ancora in formissima, ma lo sguardo proprio del giocatore determinato, deciso, di categoria anche superiore. Ma Ganz è un calciatore che è stato chiamato qui, punto primo per segnare, punto secondo per essere al centro del progetto. Di conseguenza l'attitudine è quella giusta. Fracchiola ci ha detto voleva solo Lecco, a questo punto noi gli crediamo e speriamo che possa inserirsi subito nei meccanismi della squadra, anche perché il fisico glielo permette. Come l'hai visto, direttore Ganz? Ma io sono felice e poi dovrei dire grazie a Fracchiola che ha aspettato proprio l'ultimo istante, dove i prezzi sapete benissimo che un pochettino scendono. Quindi lui ha vissuto 3 giorni a calciomercato aspettando il colpo del, come si può dire, dell'anno. Ma Ganz non lo scopro certo io, è un gran giocatore, Davide dice bene, il fisico glielo permette, l'abbiamo visto, asciutto, e poi lui si è sempre allenato, gran voglia, e dimostra il fatto che appena è arrivato in sede dal presidente ha indossato la maglia del Lecco, di solito facciamo le foto. Lui ha visto la maglia e se l'ha indossata. Se voi guardate la foto col presidente, lui ha già la maglia del Lecco. Ha voluto lui il Lecco, vi garantisco che aveva delle società meridionali dove lo riempivano di soldi, un po' perché lui vive a Milano, ma un po' perché voleva questa sfida. Era un po' timoroso, infatti mi è arrivata una chiamata negli ultimi istanti dove mi chiedevano ma... Siccome io ho giocato a Como, io gli ho detto, vabbè, hai giocato a Como, la vita del calciatore è questo, quindi oggi giochi per il Lecco, fai bene al Lecco e nessuno, voglio dire, può rimproverarti di aver giocato insomma, a Como. Io sono felicissimo e sono convinto che farà benissimo. Il grande amico di Ganz è Pippo Lora, che anche lui ha parlato in conferenza stampa, svelando peraltro un simpatico aneddoto sull'arrivo del forte attaccante. Sentiamo. È stato bravo a tenere la scaramanzia, che anch'io sarei scaramantico in alcune cose, però l'ho accolto bene. Poi anche Simo, so che è un giocatore importante, quindi qualsiasi cosa ha già visto, mi può chiedere qualsiasi cosa e lo metto, sono a disposizione, che sia in campo, che sia fuori dal campo, però ecco, poi ho una bella amicizia con lui, ma devo dire che c'è un gruppo che bisogna coltivare questo stato d'animo, perché abbiamo un'amicizia importante che ci lega a tutti, e quando c'è quella e c'è uno stato d'animo positivo ed equilibrato si può far bene. Nel calcio ci sono anche gli avversari, la prima mezz'ora sono partiti anche bene gli avversari, abbiamo capito, a differenza forse della partita precedente, quello che dovevamo fare in questa situazione per cercare di incidere e far male anche noi. Oggi era la verticale, perché viste le prime 2 volte che riusciva e veniva bene, vuol dire che abbiamo capito, se non altro abbiamo avuto l'intelligenza di capire quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto anche bene quello, perché sennò non fai 3 gol, quello non viene a caso. E quindi poi, ecco, come hai detto te, sì, si è presa la misura. In questo spazio parleremo anche del Monza e di Serie B, Serie B che però non ha giocato per la pausa delle nazionali. In amichevole però i biancorossi hanno battuto per 2-1 il San Giuliano City con rete di Machin. Direttore, con il Monza un rapporto sempre più solido, avete fatto diversi affari anche quest'anno. E innanzitutto ti chiedo appunto come nasce, come prosegue questo rapporto con il Monza e poi secondo te se è l'anno giusto per la salita in Serie A?
Ma il rapporto con il Monza, diciamo che all'inizio l'ha creato un po' il nostro presidente, conoscendo il loro presidente Berlusconi, quindi sono dei conoscenti, almeno per quello che sappia io. Poi Fracchiolla, molto amico del direttore sportivo Antonelli, e con Antonelli dobbiamo ringraziare chiaramente il presidente Berlusconi, Gagliani, che devo dire ci ha dato anche lui una grossa mano. Però Antonelli è quello che veramente ha voluto darci una mano e ci ha dato anche dei giocatori che secondo me sono dei grandi giocatori. Infine il Sondrio, altra squadra di cui ci occuperemo quest'anno qui a Unica Calcio Club, società che sapete è stata recentemente rifondata da Michele Rigamonti, si riparte dal basso, dalla promozione, ma le ambizioni sono tante, è stata giocata nel weekend la prima partita ufficiale in Coppa Italia. Noi ci colleghiamo per le ultime con Andrea Scala. Ciao Andrea, come vanno le cose a Sondrio? Sì, buonasera a tutti, buonasera Mario, saluto i tuoi ospiti. Dunque, prima uscita stagionale per la nuova Sondrio Calcio, partita ufficiale qua di ieri in Coppa Italia di promozione contro l'Acolico Derviese, quindi possiamo parlare di una derby fra le due formazioni. Ricordiamo che la nuova Sondrio Calcio è nata proprio quest'estate, la presidenza di Michele Rigamonti, il patron che ha raccolto il testimone di Ordiano Mostacchi, dunque c'è stato un passaggio proprio di consegne fra la storica proprietà e quella nuova, quindi c'era molta attesa per questo primo match. In panchina mister Luca Colombo, molto conosciuto anche in provincia di Lecco e molto apprezzato. Dunque è finita 2-1 per gli ospiti, per l'Acolico Derviese, che sono appunto gli ospiti passati in vantaggio proprio nel primo tempo con Rota al 19esimo. Poi il pareggio, una ripresa per la nuova Sondrio Calcio, su calcio di rigore trasformato da Fabio Veneziani, neoacquisto di Latina. È stato lui stesso a procurarsi il penalty. E poi sempre nella ripresa il 2-1 definitivo siglato dallo stesso Rota, quindi la partita di andata è terminata per gli ospiti sul 2-1. Sentiamo il primo commento di Mirko Speziale, capitano dei biancazzurri. Capitano Mirko Speziale ci racconta la partita giocata oggi tra Sondrio e Acolico Derviese. Allora, tanto caldo oggi, seconda partita in cui abbiamo giocato assieme, quindi ci sono ancora un po' di meccanismi da oleare, da sistemare. Abbiamo cercato di mettere impegno sicuramente e di dare tutto quello che avevamo. Purtroppo il risultato è di 2-1 per i nostri avversari, è sicuramente l'inizio, avremo modo di conoscerci meglio, di migliorare e arriveranno anche i risultati. Abbiamo sentito Speziale, il capitano della nuova Sondrio Calcio. Ricordiamo che la partita è stata disputata dai biancazzurri dopo una settimana complicata, c'era una positività nel gruppo squadra e quindi è stato necessario attendere il via libera delle autorità sanitarie prima di poter disputare questa partita. Allenamenti quindi a singhiozzo, o meglio si sono potuti svolgere soltanto a ridosso del match. In ogni caso mister Luca Colombo dice che è stata una buona prima uscita stagionale, ricordiamo che la primissima fu quella nel torneo di Gravedona, vinto dai biancazzurri di mister Luca Colombo. Da Sondrio è tutto, ripasso la linea a Lecco. Grazie Andrea. In conclusione torniamo a parlare di Lecco, prossimo impegno contro la Giana, come la vedete? La Giana è un avversario che potrebbe metterci in difficoltà, il campo è un campo che l'anno scorso e quest'anno ci ha già messo in difficoltà, abbiamo già lasciato non i tre punti perché si giocava in Coppa Italia, però abbiamo perso contro l'Abino Leffe, proprio a Gorgonzola, di conseguenza attenzione, sicuramente per un valore tecnico il Lecco deve tentare di fare lui la partita e non di lasciarla in mano agli avversari. Sì, sì, sono d'accordo con Davide, la partita dobbiamo farla noi, è un campo ostico, abbiamo perso qualche punto, l'abbiamo lasciato, sì, il campo, vabbè, anche per loro non è un bel campo. Però se noi andiamo a giocare la partita, credo che Davide ha ragione, dovremmo giocarla e riuscire a portare almeno un risultato utile a casa, insomma.
Ricordiamo, si gioca sabato sera. Per ora è tutto con il nostro primo appuntamento con Unica Calcio Club. L'appuntamento sarà ogni lunedì alle 21:25. Grazie per essere stati con noi. A settimana prossima. Buona serata a tutti.